Salve e bentornati. Allora, ehm, ho intenzione di realizzare una serie di tutorial per verificare in pratica le possibilità di lavorazione che ci offre FreeCAD rispetto ad altri software che abbiamo visto finora, in quanto mi sembra di aver capito che Blender eh, per chi non è già avvezzo al suo utilizzo è eh, piuttosto ostico. JSCAT ci consente di fare tutta una serie di operazioni ma come eh, così abbiamo visto per Inkscape sostanzialmente ci consente di lavorare con eh, oggetti bidimensionali per cui in 2D e in quello che viene poi definito 2.5D con eh, FreeCAD invece abbiamo la possibilità di eh, poter lavorare con oggetti tridimensionali per cui ehm... Ritengo che sia interessante andare a vedere tutte le possibilità che ci offre il software, in particolare per le, le lavorazioni. Ricordo che FreeCAD è eh, un software open source, quindi per chi ne fa un utilizzo hobbyistico secondo me è, è l'ideale. Poi eh, ovviamente ci sono altri software blasonati, ma anche con un certo eh, costo, che eh, a mio giudizio sono da prendersi in considerazione laddove uno svolga attività di tipo diverso. Per cui eh, iniziamo. Per prima cosa andiamo a vedere eh, come operare all'interno di eh, questo software per creare un primo eh, solido tridimensionale che poi andremo a sottoporre a lavorazione. Per cui per prima cosa andiamo a selezionare il menu eh, Part Design. Aspettiamo che questo venga caricato. ci sta impiegando un po' di tempo forse un po' troppo tempo ok il menu è caricato clicchiamo quindi su nuovo per creare un nuovo progetto e lui, eh, vediamo che qui sulla sinistra abbiamo il modello, dopodiché abbiamo le azioni, su Start Part lui ci dà subito l'opzione di creazione di un corpo, noi clicchiamo su Crea e vediamo che qui lui ha creato eh, un nuovo oggetto solido composto da... Eh, con una serie di riferimenti, torniamo nelle azioni e andiamo a cliccare su Crea un nuovo schizzo, allora ci compare questa interfaccia, e ci eh, viene richiesto in pratica su quale piano di lavoro vogliamo lavorare. Noi selezioniamo l'XY e clicchiamo su OK. Dopodiché cambia l'interfaccia, compare eh, la griglia, clicchiamo qui su Controlli, scusate, OK. Diamo un passo alla griglia, io scelgo 10 mm, e selezioniamo Aggancia alla griglia. A questo punto possiamo andare a scegliere gli strumenti per creare eh, un nostro primo oggetto. Allora, eh, prendiamo l'oggetto linea e disegniamo un quadrato più o meno di eccolo qua, 40 per, 80, per 60. Poi chiudiamo allora quando andiamo a cliccare facciamo sempre attenzione che si eh, accenda la lampadina gialla sul punto in modo tale che eh, le, le varie rette vadano ad, ad agganciarsi una volta che abbiamo completato in pratica dobbiamo vincolare l'oggetto perché lui utilizza questo sistema con i gradi di vincolo allora clicchiamo su chiudi Vediamo che qui l'oggetto è stato creato. Allora, tornando sulla bar, sul menu delle azioni, noi vediamo che lui ci dice che questo oggetto che noi abbiamo creato ha 16 gradi di libertà. Per poter lavorare con questo oggetto noi dobbiamo ridurre a zero i gradi di libertà dell'oggetto. Per cui, ad esempio, selezioniamo il primo e eh, gli diamo un vincolo sull'asse. Sulla lunghezza, e vedete che qui i gradi di libertà si sono ridotti. Selezioniamone un altro e diamogli un, un vincolo sull'altro asse. Dopodiché blocchiamo questo oggetto. Dopodiché andiamo ad inserire un altro blocco e siamo a 9 gradi di libertà. In pratica dobbiamo arrivare a zero Ora per arrivare a zero, noi abbiamo eh, vari sistemi, cioè possiamo utilizzare tutta una serie di opzioni. Fatto sta che eh, l'importante è arrivare al vincolo eh, totale. Eccolo qua. Perché? Perché quando l'oggetto ha eh, praticamente è vincolato, lui diventa verde e quindi è eh, lavorabile. Per lui è un oggetto è definito a questo punto possiamo cliccare su chiudi e vediamo che il nostro oggetto è stato creato ora una volta completato l'oggetto lo andiamo a selezionare e eh, ad estrudere per farlo diventare un solido il comando è questo qui sulla sinistra gli andiamo a dare un'altezza un eh, 10 mm va bene clicchiamo su ok vediamo che l'oggetto è stato creato e quindi adesso abbiamo il nostro oggetto tridimensionale per la lavorazione. A questo punto però io voglio andare a creare eh, una cosiddetta tasca su questo oggetto. Quindi che faccio? Seleziono la faccia e vado a cliccare nuovamente sullo sketch. A questo punto lui, in pratica io gli ho detto che voglio lavorare sulla faccia superiore. Dell'oggetto, vedete che infatti il piano di riferimento è stato spostato. Ora vado a creare un eh, nuovo rettangolo per creare la, lo svuotamento e quindi la tasca. Questa volta seleziono un rettangolo e lo vado a disegnare. Il rettangolo è fatto, eccolo qui, e quindi posso cliccare su chiudi. L'oggetto è stato creato. Ora, con l'oggetto creato, io vado a selezionare il comando tasca. E vedete che lui va a realizzarmi proprio quello che io volevo, cioè una tasca all'interno di questo solito, uno svuotamento. Eh, lui parte da questa quota che è eh, 5 mm. Supponiamo che a me eh, vada bene. E quindi do l'ok. Okay. Ok, per cui a questo punto abbiamo generato l'oggetto per la eh, creazione della lavorazione. Adesso passeremo alla eh, creazione della lavorazione con lo specifico menu che è il path. Lo andiamo a prendere e lui lo carica. Attendiamo, è sempre abbastanza lento nel caricamento dei vari eh, sottomenu. Non so se è la mia macchina o eh, se è proprio il software che sia così. Ok, allora adesso l'oggetto è stato creato, dobbiamo andare a stabilire le eh, lavorazioni per, eh, per crearlo. Quindi, allora, elimino questa. Ok, dobbiamo cliccare su crea un oggetto percorso di lavorazione. Ovviamente qui c'è solo un solido eh, che è selezionabile, noi lavoriamo su quello. Ora si apre una nuova interfaccia, in questa interfaccia praticamente noi abbiamo la punta che, andiamo, eh, ad, che possiamo andare ad utilizzare. Su questa andiamo semplicemente a settare i parametri di velocità e di affondo. E eh, no, andiamo anche a modificare... Eh, ma no, anche il diametro della punta possiamo lasciarlo invariato, tanto è una semplicissima prova. Ok, fatto questo, clicchiamo su, su ok e torniamo nello spazio di lavoro. Per cui gli stiamo dicendo in sintesi, in sostanza... Vogliamo creare un, una lavorazione di macchina. Per cui, la prima cosa è eh, andare a creare la contornatura. E clicchiamo su Create a Contour Path. Qui gli andiamo a dire che la eh, profondità iniziale sarà praticamente. Se vi ricordate, l'oggetto era alto 10 mm, per cui dobbiamo dirgli di partire dai 10. E lo step down diamogli 1. Ok, sulle altezze di sicurezza possiamo lasciare invariate quelle. Eh, e anche qui non tocchiamo niente. Clicchiamo su Applica, ed ecco qua che lui ci ha creato praticamente le passate sull'oggetto con l'unica cosa che se andiamo a notare vedete che c'è una passata che va sotto all'altezza dell'oggetto per cui significa che ah no scusate che eccolo qui era rimasta a meno 1 mentre invece io qui devo mettere 0 ok applica ed ecco qua che lui mi ha eliminato c'era questa cosa che non capivo ok per cui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 passate da un millimetro che partono però da 10 allora è importante questa cosa perché in alcuni software noi come passata iniziale non gli andiamo a dire più 10 ma gli andiamo a dare lo 0 e poi come final depth che ne so meno 10 come sarebbe stato in questo caso qui invece funziona che il piano 0 per lui è questo per cui parte da 10 quindi la nostra operazione di eh, scontornatura è completata ora clicchiamo su ok e torniamo sul nostro oggetto per poter creare la tasca non facciamo altro che andare a selezionare la, la faccia che individua la tasca interna eh, all'oggetto e gli andiamo a, a dire che vogliamo utilizzare proprio il comando specifico. Eccolo qua, pat pocket su una eh, face. Allora, la geometria di base, ovviamente, su lui se l'è già selezionata perché l'avevamo preselezionata. Come profondità vedete che lui ha parte come preimpostato con un 11 mm perché ci mette un, praticamente eh, un millimetro di sovrametallo noi questo lo cambiamo e gli diamo 10 così come è l'oggetto perché deve partire da qui e scavarlo dopodiché final depth gli andiamo a dire 5 mm perché era quello che era la eh scavatura il finish depth 0 e lo step down gli diamo sempre 1 sulle altezze di sicurezza non tocchiamo niente sulle operazioni andiamo a cambiare lo step over eh, lo abbiamo già visto in tanti altri video lo step over è vedete che anche qui lo indica in percentuale è in rapporto al diametro della punta quindi quanto si sovrappone la passata rispetto a eh, al diametro della punta stessa, quindi qui il diametro della punta, se non ricordo male, era 5 mm, 50% significa che lui farà ogni passata da 2 mm e mezzo. Zig zag, cambiamolo con offset, diamo applica, ed ecco qua che lui ci ha creato i percorsi interni di svuotamento della tasca. Ora, se io adesso clicco su OK e vado sul simulatore. Vedete, che io qua ho le due operazioni che ho creato sul, sul job, chiamiamolo così, in sequenza. Clicco su play e lui parte, parte, crea la scontornatura e poi va a creare la tasca interna. Ora, qui è eh, un primo problema, ovviamente, qual è l'ho detto tante tante volte allora in pratica dato che eh, noi stiamo realizzando una eh, lavorazione su un oggetto che ricordiamocelo, è bloccato in macchina io non posso andare a realizzare la scontornatura dell'oggetto e poi lo scavo dell'oggetto, queste operazioni devono essere invertite ora andiamo a vedere un attimo come invertirle Presumo che facendo in questo modo. Ecco qua. Adesso torno sul simulatore ed ecco qui. Questa è la sequenza corretta: cioè, prima la realizzazione del pocket all'interno, cioè dello svuotamento. Dopodiché, la eh, scontornatura e quindi in sintesi il taglio del pezzo sull'esterno. Poi, ovviamente, c'è eh, il solito problema che qual è? In, in, eh, mentre il taglio orizzontale avviene in eh, modalità netta, cioè l'angolo netto sulla girata esterna viene ricreato, sulla girata interna, eccolo qua, è evidente che lui, con una punta da 5 mm, genererà una curva da 5 mm. Per cui... Eh, se io non volessi come risultato finale questo, chiaramente dovrei andare a fare una ulteriore profilatura interna con un diametro di punta più fino in modo tale da arrivare, non ovviamente all'angolo retto, perché è impossibile, ma a un qualcosa di più simile. Però, eh, diciamo questa è un, un, una prima prova di questo software e devo dire che come avrete potuto vedere la generazione dell'oggetto solido è avvenuta in pochissimo tempo e la generazione dei percorsi stessi in pochissimo tempo l'interfaccia è piuttosto eh, semplice per cui eh, secondo me è un software da prendere in considerazione eh, poi, eh, lo ripeto, eh, ci sono eh, software blasonati molto più ricchi di opzioni ma anche molto più costosi. Ciao, e ci vediamo alla prossima. Eh, no, scusate, non ci salutiamo ancora perché mi ero dimenticato il eh, passaggio fondamentale, cioè andare ad eh, esportare la lavorazione per, poter, per poterla eh, sia visualizzare con eh, il, il solito Camodix, sia per poterla poi aprire in eh, UGS e quindi inviarla alla macchina per cui Andiamo a vedere anche questo passaggio. Allora, come abbiamo già visto uh, nell'altro video su FreeCAD dobbiamo andare a cliccare su post elabora, il post elaboratore lo abbiamo già selezionato, lo andiamo a salvare sul computer. Allora, io in questo caso lo salvo qui e eh, mi dimenticavo di dire che mh, diciamo da ora in avanti cercherò di eh, mettere a disposizione tutti i file delle varie lavorazioni sul sito in modo tale che se qualcuno avesse problemi può andare eh, a scaricarsi il file e a fare le varie prove ok quindi ho esportato il mio file e adesso vado a verificare che succede con il Camodix. Aspettiamo che parta. Eccolo qua. E adesso come al solito lo apriamo allora perché eh, anche questo passaggio? Perché non è detto che quello che il visualizzatore di FreeCAD ci fa vedere in maniera corretta, poi eh, la stessa cosa accada all'interno del il Camodix in questo caso però sembra proprio che la cosa sia corretta allora vediamo diamo il play ecco qui che va a realizzare la tasca acceleriamo e poi la scontornatura ok quindi anche eh, diciamo questa la lavorazione nel camotix sembra corretta A questo punto non ci resta che andare a verificare se la stessa cosa accade nell'UGS, per cui apriamo l'UGS. Ok, anche l'UGS si è avviato. Passiamo al visualizzatore e andiamo ad aprire il nostro file. Quindi andiamo a prenderlo e verifichiamo. Eccolo qua, anche qui il nostro G. G. Code sembra che sia ok. Allora, un secondo, che voglio verificare le misure: 1651 mm per 1143 con un'altezza di 406 mm e devo dire che non ci siamo assolutamente perché questo perché probabilmente il processore il post processore utilizzato in freecad non è quello corretto adesso torno a verificare e infatti qui c'è centroid riesportiamo in grbl e diamo l'ok ok. ok esportato torniamo in platform e andiamo ad aprire l'altro e qui, eccolo qua. Allora, 16 mm perché c'era il passaggio di sicurezza. E le dimensioni sono 45 mm per 65 mm. Ora, se noi ci ricordiamo bene, tornando sullo sketch. Eccolo qua, 60 mm per 40. E possiamo verificare ovviamente i 45 sono dati dalla punta. Ok. Quindi in pratica il nostro oggetto che era rivediamolo, 60 mm per 40, ma noi abbiamo utilizzato una punta da 5 mm quindi lui fa la passata esterna con uno step over: no, in questo caso lo step over non c'entra niente. Lui farà la passata esterna 2 mm fuori da un lato, 2 mm e mezzo fuori dall'altro. Quindi ovviamente i 40 diventano 45, e i 60 65. Per cui 45 65. Perfetto, dov'era l'errore? Come eh, ho detto anche nell'altro video, però poi purtroppo mi sono dimenticato, in pratica nella eh, determinazione del job, nell'output, eccolo qua, va selezionato come processor, cioè come post-processore di elaborazione del G-Code il GRBL, mentre invece io avevo eh, inavvertitamente lasciato selezionato il centroid. Ok? Eh, a questo punto posso dire che eh, abbiamo completato, anche qui possiamo vedere che l'altezza della punta ha quella luce di sicurezza che è quella che è impostata nei parametri e che è effettivamente quella che ritroviamo nell'UGS. Per cui la, la lavorazione è completata e sta tutto a posto. Allora, questa è il diciamo un, Primo esempio di applicazione di FreeCAD, però nel seguito vedremo tutte le altre lavorazioni che ci consente di fare e credo che ci sarà da divertirsi con questo software. Eh, a questo punto effettivamente ciao e alla prossima.